Walter, allora, altro giro, altra corsa si dovrebbe dire, visto che c'è questa infrasettimanale, la gara di Vercelli è da prendere in ogni caso con molta attenzione, con le cosiddette molle, visto che comunque, a parte che gli avversari vengono da una vittoria in qualche modo anche Importante. in attesa a Cesena, molto importante, galvanizzati anche dall'arrivo di questo bomber molto esperto che risponde a nome di Rolando Bianchi. Insomma, una gara molto complicata, difficile, e l'Avellino dovrà chiaramente, insomma, fare l'approccio giusto alla gara, cosa che invece non è avvenuta nell'ultima trasferta in quel di Cittadella, dove il primo tempo l'Avellino ha sofferto assai, e tutto sommato forse il risultato positivo, il 3-1, ha annacquato alcune lacune, soprattutto in fase di non possesso. Ecco, questo, insomma, non dovrà ripetersi. Devo dire che, come hai detto tu, è una partita molto importante, una partita contro una squadra dove ha fatto un ottimo risultato a Cesena, che non era facile. È ovvio che tutte le partite sono facili, è difficile. E l'approccio deve essere quello che siamo abituati a fare, a dare. Devo dire che anche Cittadella ci ti servirà, no? Credo. Però al di là di questo ci sta anche che una squadra può avere il sopravvento inizialmente dalla partita, però devo dire che dopo l'abbiamo saputo controllare, abbiamo saputo anche fargli male al Cittadella. Al di là di questo io credo che domani, essendo un campo sintetico come il nostro, un campo dove una squadra che secondo me meriterebbe qualche punto in più di classifica, però ci siamo anche noi stiamo bene e sono convinto che possiamo fare un'ottima gara. Mister, ci aggiorna un po' sulle condizioni di Lasic, di Belloni, e poi quando parla dobbiamo affrontare le partite con lo stesso approccio, è sempre la parola umiltà e montagna da scalare che sono diventate un po' i leitmotiv. Ma io ripeto, l'approccio deve essere importante, deve essere forte, deve essere sentito, no? Perché noi siamo in un periodo di buono, bello, entusiasmante, però l'umiltà ci deve essere sempre. È ovvio che il nostro traguardo è un traguardo, il primo traguardo è importantissimo per la mia società, per noi, per tutti. Poi Dio, nessuno sa quello che sarà il futuro, no? Della squadra. La squadra sta bene. È ovvio che l'approccio deve essere quello umile, quello di andare in un campo consapevole delle difficoltà che ci sono, però anche consapevole della nostra forza in questo momento, perché bisogna dare il giusto peso, no? Alle partite, ma con serenità. È ovvio che abbiamo dei giocatori acciaccati, adesso vediamo domani mattina. Oggi ho avuto la possibilità di vederli, stanno bene. L'unico che non farà parte della trasferta è Bedoi, che ha accusato un dolore, il resto stanno tutti bene, insomma, ecco. Mister, le chiedo, si è mai fermato a pensare un po' al Modena di 3 anni fa, visto che l'Avellino viaggia allo stesso ritmo a 35 punti come la 27ª giornata di quel Modena? Qualche analogia che le viene in mente, ci ha pensato qualche volta rispetto a quel Modena con l'Avellino di adesso? No, no, perché non ho avuto mentalmente il tempo del pensiero, però è un pensiero non brutto, beh, è buono, però le strade sono diverse, insomma. Io credo che questa è una strada da percorrere con molta intelligenza. È come la metafora della montagna. Non vorrei essere noioso, non vorrei essere patetico nelle cose, perché io sono una persona chiara. Le insidie ci sono, però dipende dall'approccio, come diceva prima il tuo collega, insomma, l'approccio deve essere quello di non
di non pensare di aver raggiunto qualcosa. Stiamo su una strada dove la bandiera, per metterla sulla montagna, ci siamo, insomma, ecco, consapevole di quello che stiamo facendo. Il traguardo nostro è quello, poi vediamo, ecco, non vorrei essere patetico, perché alla fine si è anche patetica dire sempre le stesse cose. Ah, sentivo la tua mancanza. Ah, scusa. Mister, volevo sapere qual è l'errore che non deve commettere l'Avellino in questo momento di risultati molto positivi. E poi, è vero che ci sono due strutture in sintetico, sia il Piola che il Partenio, però che insidie può avere una struttura come quella della Provercelli, che è molto stretta, molto difficile da affrontare? Beh, stretta per loro, per noi, ma è stretta anche per loro. Io credo che le insidie sono quelle dell'attenzione, quella di stare attenti a quello che ho spiegato e la massima intensità agonistica nella partita, perché domani sarà una partita, uno scontro diretto molto importante. Ecco. L'insidia è quella che bisogna che hanno dei giocatori che, come diceva prima il suo collega di Bianchi, Mammarella, c'è un giocatore che hanno strutture che ci possono mettere in difficoltà. Ecco, prima ovviamente si parlava di approccio, soprattutto rapportato a quello che è stata la gara di Cittadella, insomma, dove la fase di non possesso ha deluso un po', però insomma, parlando invece della fase propositiva, domani dovrebbe essere finalmente la volta di Gigi Castaldo. È vero che l'attacco senza il bomber giulianese ha fatto il suo dovere, lo ha fatto veramente molto bene, visto che ha segnato 8 gol nelle ultime 3 gare, però insomma, un Gigi Castaldo in forma accettabile non lo si può regalare a nessuno. No, indubbiamente, ma io sono uno che dà molta continuità e se sarà il primo o il secondo non è detto che Gigi non ci sia. L'importante è che come spirito, come voglia c'è. È ovvio che noi abbiamo dei giocatori che stanno bene, e vediamo domani, insomma, o il primo o il secondo tempo sicuramente farà parte della partita. Io ci provo inutilmente, visto che è la prima volta da quando mi sembra aliena l'Avellino che c'è il turno infrasettimanale, sì. Nonostante le certezze che stanno risultando vincenti, qualcosina potrebbe cambiare anche in vista delle non condizioni ottimali di Lasic e Belloni, quindi per esempio uno spostamento di Laverone o un ritorno di Perrotta, Zardo? Io sono abituato, come dicevo prima, a dare continuità a quello che si sta facendo. È ovvio che se ci sono dei problemi, come ripeto, è domani che io faccio la formazione, perché oggi onestamente hanno ancora le gambe, perché abbiamo giocato su un campo non ottimo, tra virgolette, però sono convinto che domani deciderò chi giocherà o chi non giocherà, però scenderà sicuramente la formazione che ritengo la più giusta. Voglio chiedere un'altra cosa prima di dare il microfono ai colleghi. Quando i giocatori dicono Novellino è il segreto, Novellino ci ha caricato, Novellino ci ha stimolato, non parlano solo i risultati a suo favore, parlano anche la crescita di molti giocatori che nella prima parte di campionato per una serie di motivi non hanno dato il meglio. Che cosa vogliono dire i calciatori quando dicono Novellino? Cioè, la sua bravura è anche nel riuscire a mantenere gli equilibri in uno spogliatoio in, sì, cui vedi Castaldo in questo momento è fuori, però lei comunque gli vuole dare una possibilità tenendo appunto tutti in considerazione. Io credo che un allenatore deve essere innanzitutto l'uomo importante mentalmente, psicologicamente, anche quelli che non giocano in questo momento. Castaldo non sta giocando, psicologicamente io sono pronto sempre a aiutarli, a parlargli, la lealtà, insomma, a parlare chiaro è la cosa migliore. E la crescita di questi è dovuta anche ai miei collaboratori, non dimentichiamo che sia Edoardo sia Simone, quando io esco loro continuano a lavorare con loro, a spiegargli quello che io voglio, a spiegargli le strutture di gioco,
e devo dire che è merito anche dei miei collaboratori, non solo mio, perché io sono un semplice allenatore che cerca di dare delle strutture, ma con l'aiuto dei miei collaboratori. Poi mi fa piacere molto che i giocatori dicono che psicologicamente, mentalmente, ma anche strutturalmente c'è l'allenatore, non è solo mentalmente, perché non basta, non basta. Walter, è vero che tu giustamente da allenatore navigato guardi al campo e solo e soltanto al campo, però purtroppo in questa settimana... No, non mi fate queste domande, mi voglio bene... Però voglio dire, insomma, eventuale situazione negativa per l'Avellino, questo può essere uno stimolo ulteriore a vedere la classifica in un altro modo e quindi a pensare assolutamente soltanto a salvarsi senza fare alcun sogno di gloria? Io credo che io sono una persona molto forte, ma nello stesso tempo consapevole della situazione, ma anche consapevoli di avere una grossa società dietro le spalle. Io sono convinto che anche i miei giocatori sono da questo parere. E non penso a questo, consentitemi questo almeno per il momento, io penso solo esclusivamente al campo. Poi, quello che sarà, sarà. Io credo che noi abbiamo la forza per uscire sempre attraverso il campo, che io per me adesso è la Pro Vercelli, il resto non conta. Dimmi. Prima parlavi di mentalizzazione, ma non solo quella che un tecnico riesce a trasmettere, no, alla sua squadra, troppo, cioè troppo riduttivo, riduttivo. Ma anche di struttura, ti invito a fare un'osservazione, se vuoi puoi anche dribblarla, probabilmente è quello che è successo ieri sera in Inter Roma. Ecco. Sì, esatto, 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 è la risposta. Ragazzi, buona giornata a tutti. Non so niente.